E ciao a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Davide De Vito e oggi tratteremo di un argomento molto difficile da trattare, infatti lo prenderò molto con le pinze: Clash Royale. La domanda che vi vorrei porre è: esiste un mazzo perfetto per Clash Royale? Stiamo parlando intorno all'Arena 3, Arena 4, Arena 5 e forse anche Arena 6. Da quando Supercell ha caricato questo nuovo gioco, io l'ho subito scaricato, mi sono iniziato a divertire con le truppe. Ovviamente non ho mai pagato, assolutamente, come tutti quanti i giochi che utilizzo. E mi sto trovando bene a tratti, perché ovviamente se non paghi è difficile andare avanti. Ma esiste il mazzo perfetto? Secondo me no. L'errore che facciamo noi, faccio questa breve premessa prima di passare proprio alle carte, è cambiare mazzo ogni qualvolta ci si trova male o magari si rosica. Facile rosicare, poi con quelle faccine, con la metodologia del gioco, con il matchmaker, che è l'applicazione, no, il gioco che ci dà un avversario casualmente e che casualmente ogni tanto a serie di blocchi è sempre più forte di noi e ha sempre carte che ci contrastano perfettamente. Chissà perché, eh? Tornando a noi, il nostro errore è cambiare mazzo. Non si cambia mazzo se si perde una partita, perché altrimenti noi cambiamo mazzo, perdiamo la partita, ricambiamo mazzo, perdiamo la partita. È inutile. Non si cura nemmeno un mazzo, si curano pochissime truppe, perché magari le truppe comuni in quei mazzi sono una sola e se ne porta avanti una sola. È un errore sbagliatissimo. Il clan, tra l'altro, è importante, un clan che doni le truppe che voi chiedete e che ovviamente appartengono al vostro mazzo preferito. Oggi vi vorrei mostrare un mazzo che mi ha portato dall'Arena 3, che mi sono ovviamente studiato, non l'ho ho ricercato su internet. Questo mazzo non c'è. È considerato una coppia di due carte che ho, che sarebbe il domatore più il congelo. Sono considerate una coppia fenomenale, che però io raramente utilizzo il domatore insieme al congelamento. Adesso però vi faccio vedere bene il quadro generale del mio mazzo e così capiamo a cosa serve, come utilizzarlo, perché non è semplicissimo, e perché ci ho dedicato un video intero, che è questo. Ma io sarei visto così. Sto aprendo Clash Royale in diretta per farvi vedere il mazzo che io utilizzo. Vi farò trovare in sovraimpressione ovviamente i replay e gli utilizzi maggiori che si possono attuare. Io penso che la truppa principale del mio mazzo siano i barbari. Adesso io dico i barbari perché sono li ho a livello 9, ovvero ho dovuto consumare, buttare via 400 carte di barbari e 4000 di oro per portarli a livello 9. Ma io penso che qualunque carta a livello 9 sia potentissima, ma i barbari sono veramente potenti. Quindi consideriamo i barbari la parte più importante del nostro deck. Ora, voi mi direte: ok, i barbari io li contrasto con tot, tot, tot. Prendiamo in considerazione quindi le carte che possono contrastare i barbari e noi quindi mettiamo delle carte vicino, in modo che contrastiamo le truppe che contrastano i barbari, in modo che i barbari vanno avanti. E a livello 9, ragazzi, i barbari con due spadate, veramente sono due spadate, buttano giù qualsiasi cosa. Per contrastare i barbari spesso mi lanciano una Valchiria. Perfetto, Valchiria la blocchiamo subito con la congelo. I barbari in mezzo secondo se la fanno fuori. Spesso i barbari vengono contrastati da sgherri, o meglio ancora, orde di sgherri. Perfetto, frecce. Infatti congelo e frecce sono un'altra carta che ho messo dentro il mio mazzo. Le frecce non per forza a livello alto, ovviamente, però se avete carte e oro da sprecare, potenziatelo, anche perché le frecce sono utili per contrastare i spawn deck, che sono quei deck che ti spawnano tantissime cose, e le frecce sono adattissime. Le frecce, per esempio, ti aiutano nei momenti in cui hai tante truppe vicine, non ci capisci niente, tu spari con le frecce e ti vanno via. Altra carta che ho nel mazzo sono il domatore, che ho a livello 6, quindi non è nemmeno fortissimo, però diciamo che mi aiuta. Io non utilizzo, come ho detto prima, il domatore con la congelo, perché non ritengo che il domatore da solo mi fa un po' di fatica, ok, che leva 200 di vita ogni botta, ma fa fatica, secondo me è faticoso, anche perché ha poca vita.
Quindi il domatore secondo me è una carta di distrazione. Con 4 di Elisir noi distraiamo moltissimo l'avversario che ha paura di questo domatore. Quindi noi cosa facciamo? Mettiamo il domatore da una parte, aspettiamo che il nostro avversario posizioni e consumi delle tasche di Elisir, che siano maggiori ovviamente a 4, per contrastare il domatore. Da quel momento in poi noi abbiamo via libera per lanciare, per fare l'attacco dalla parte opposta con qualsiasi truppa. Parliamo per esempio di Sgherri, altra carta nel nostro mazzo. Ovviamente in descrizione vi metto tutte quante le informazioni, le carte, il livello in cui le ho io per farvi vedere. Sgherri, al momento ne ho 407 su 400, quindi aspetto i 4000 di oro e li potenzio a livello 9. Gli Sgherri a cosa servono? Gli Sgherri servono per contrastare mini Pekka, Pekka, giganti, tutte quelle truppe che cavolo stanno per terra e non ti possono attaccare in aria. Gli Sgherri sono fenomenali. Perché non Orde di Sgherri? Perché Orde di Sgherri farebbe di molto aumentare il costo medio dell'Elisir, che in questo mazzo è 3.9. Parliamo di Sgherri, quindi vogliamo parlare di cosa, come utilizzi gli Sgherri per difendere o per distrarre l'avversario. Metto 3 Sgherri, magari nessuno ha ancora attaccato, io decido di attaccare per prima. Metto 3 Sgherri proprio dietro la torre principale e quelli vanno uno da una parte e due dall'altra. E l'avversario intanto si ritrova, diciamo, delle truppe da una parte e delle truppe dall'altra. Magari è scemo e va a posizionare le truppe da tutte e due le parti, ma questo non si sa mai. Comunque, gli Sgherri secondo me sono una carta fondamentale. Altra carta che vorrei prendere in considerazione che ho nel mio mazzo è il moschettiere. Sempre utile, il moschettiere da lontano ti lancia queste pallottole forti. Lo ho a livello 6 ed è molto forte. Considero quindi all'altezza questa carta del mio mazzo. Altra carta è il bombarolo. Contrastano per esempio i miei barbari con altri barbari. Cosa avviene? Lo scontro più totale, vince un mio barbaro solo, che sta da solo. Quindi come fare a contrastare i barbari? Con il bombarolo. E se il bombarolo lo utilizzassero i miei avversari? Con gelo, molto semplice. Con gelo o addirittura delle frecce, magari sono a livello 8, delle frecce sono potenti a livello 8, delle frecce ridurrebbero molto la vita del bombarolo. Quindi le frecce vanno bene anche contro il bombarolo, che l'avversario potrebbe posizionare a nostro discapito per fermare i nostri barbari. Ultima carta, non nemmeno importante, anzi, è il principe. Il principe è in questo caso a livello 3, costa 5 di Elisir, è una truppa epica, come si chiama, una carta epica, l'unica carta epica del mio mazzo, che spesso metto quando ho 10 Elisir e l'Elisir si raddoppia, no? In quell'ultimo minuto si raddoppia, io metto un domatore e un principe e quello è là. È finita ragazzi, per contrastare un domatore, per contrastare un principe allo stesso momento è difficile, devi avere fortuna in quel momento, l'avversario deve avere fortuna a trovare le carte giuste, non è assolutamente facile, anche perché entrambi corrono, quindi al momento sei proprio affannato nel trovare, spesso si sbaglia, infatti spesso vinco. Come vedete dalle immagini in sovraimpressione, le sconfitte ci sono ovviamente, anche se devo dire ci sono perché spesso attacco ma anche se non mi va. Sbagliato ragazzi, sbagliato. Mai attaccare quando non ti va. Quando ti senti un attacco e vuoi, dico ok, ora ho 10 minuti, faccio un bel attacco. E allora lì sì, ti va ad attaccare? Perfetto. Se ti va ad attaccare ci metti la logica, la calma. La calma. Se non ti vai ad attaccare, fai le truppe, vuoi finire, vuoi vincere, perdi. Vorrei dire un'ultima cosa. Perché vi ho portato, prima di mettere il non mi piace, prima di venirmi a commentare negativamente, fermi, rilassatevi, proprio come dovete fare su Clash Royale, rilassatevi. Ragioniamo, perché questo mazzo può essere considerato un mazzo buonissimo? Ovviamente senza leggendari, senza le carte che non c'ho io. Questo mazzo con le carte che ho io, secondo me, va benissimo. Va benissimo. Perché questo mazzo può essere utilizzato in svariati modi. Non solo in attacco e in difesa. Spesso si vedono mazzi in giro su Google, io spesso sono andato a ricercarli, dove il cavallo di battaglia erano due carte. Se ti capitavano insieme subito, bene, vincevi. Se non ti capitavano insieme, ciccia, dovevi aspettarle. No,
Non è così. Non puoi andare e affidarti totalmente nella fortuna. Questo è un gioco già di per sé di fortuna. Quando tu vai a cliccare battaglia, quella è tutta fortuna. Sfortuna, come vuoi intenderla. Non puoi affidare anche le tue carte in balia della fortuna. Non è così che si fa, secondo me. Secondo me bisogna prevenire e non curare, aspettare, perché l'avversario non ti aspetta, l'avversario va avanti e te le carte le devi consumare per difendere. Quindi devi avere delle carte che stanno bene messe insieme. Io non ho, io prendo due carte a caso del mio mazzo, insieme sono una bomba. E questo è l'importante. Uno sgherro può andare bene con il bombarolo, può andare bene con il principe, può andare bene con tutto. Ovviamente, ragazzi, questo mazzo, adesso che io spero che lo proviate, perché secondo me è da provare assolutamente. Arena 3, Arena 4 e Arena 5, no, Arena 3 forse no perché non avete alcune carte, ma Arena 4, Arena 5 e probabilmente anche Arena 6. Se non avete le leggendarie, se non avete altre carte che superano di potenza proprio, potete provarlo questo mazzo secondo me. Commentate dicendomi la vostra, perché ci potrebbe essere un bellissimo dialogo. Io potrei rifare un video risposta, un video dove argomentiamo su queste cose che secondo me potrebbero essere di aiuto a tutti. Quindi lasciate un mi piace, anzi lasciate un commento più che mi piace, ragazzi. Lasciate un commentino, ok? Ciao!